Ma perché nello sei destino? Sei piccola, dillo se no mi prendono per mano, che sei piccina. Allora, quando sei grande Renato ne regala un paio e li metterai. Ti voglio bene. Ciao. Ecco, questi sono i clienti più sinceri. Volevo fare una presenza molto gradita a voi, ma anche a me che sto iniziando, sono un apprendista stregone. Questa signora regina della Mazzucchelli, che stasera qui ci fa l'onore di aver collaborato con noi fornendoci una materia prima straordinaria. E come debutto non c'è male, avere una vicinanza così mi riempie veramente di gioia. Io vi ringrazio di aver accettato questo invito, non sarò presuntuoso, questo è un modo per me di passare il tempo, perché il pentagramma è fatto di tutti questi cinque righi, che delle volte ci imprigionano un pochino, bisogna avere anche l'astuzia di spaziare un po' di più, di andare a scoprire che cosa c'è da un'altra parte dell'universo. Questo ci aiuta a crescere, a sentirci vivi, ma questi miei occhiali cantano, credo, anche loro sono intonati. Grazie, io un po' sbardato, però ho comprato sicuramente delle lenti, degli occhiali. Quindi sono stato vostro cliente, oggi siete i miei clienti. Benvenuti. Questa è una collezione che tiene conto assolutamente di un fatto primario, che è mantenere la personalità di ciascuno intatta. Gli occhiali non sono un paravento, non è una forma di arresti domiciliari. Portare degli occhiali significa manifestare al mondo che siamo la nostra anagrafe, che rispecchiamo le nostre esigenze, il nostro carattere, le nostre tendenze. E allora ecco che questa linea si adatta molto facilmente a queste vostre esigenze, a quelle dei vostri clienti. Io spero di aver centrato questo obiettivo, perché io nasco, ci fu un fulmine terribile quella notte del 1950 a Via Ripetta a Roma, e venni fuori così un po' scioccato, e per questa ragione beccai un po' di anni fa un amico che faceva proprio, giocava con l'acetato, giocava con le plastiche, e cominciai a farmi realizzare degli occhiali che una signora a Milano, abbiamo fatto la stessa presentazione, mi ha detto: Renato, te li ricordi questi? Erano degli occhiali a farfalla terrificanti, che rivedendoli oggi ho detto: ma è possibile che io ho osato realizzare una struttura del genere? Ci sarebbe voluto il porto d'armi, perché era molto pericoloso andarci in giro, è un'arma, immaginate un'arma contundente. Per quello dico, oggi dopo aver passato, ho avuto anch'io i miei Virgili che mi hanno accompagnato nel purgatorio, nell'inferno, e mi hanno soprattutto insegnato una lezione formidabile, che dobbiamo evitare le sovrastrutture, cercare il più possibile di trovare noi stessi nella semplicità, quella semplicità che avete visto su questa passerella di due non più giovani che si amano, di lui che pesca e cerca la sua anima gemella, forse la cercherebbe volentieri nell'acne di una ventenne, ma poi si rende conto che l'amore vero, se non ha le rughe, non vale un cazzo.